Allora, dove stiamo andando e perché stiamo andando? Abbiamo ricevuto una segnalazione molto particolare, come vi dicevo, di un ragazzo che ci dice che una notte lui insieme a un suo amico sono entrati dentro un ex convento ormai abbandonato. Ex convento di clausura, sottolineerei. Dove forse probabilmente si riunivano e dove forse parlavano. Certo. Se magari in quel posto parleranno anche con noi, dato che in tutto il resto del monastero c'è silenzio. Il veto, c'è l'obbligo del silenzio. Ma c'è in fondo ci sono le cucine e le vedo già. Andiamo. E qua alla nostra sinistra c'è il chiostro. Dove si riunivano per parlare. Quindi sicuramente è la zona più... Proviamo il chiostro? Sì. Sì. Oh cavolo! Suora? Suora Erika? No ragazzi, è angosciante questo posto. Vero? Si vede bene tra l'osso, come si vede? È angosciante. È angosciante. Sorella? C'è qualcuno qui che può dirci qualcosa di questa suora? Il capriolo. Ah, brillante, vero? Sì. L'ho visto? Sì, qua. C'è qualcuno che ci può dire qualcosa di questa suora? Era una suora particolare? Suora Erika, puoi illuminare gli strumenti, per favore? Ma cos'è? Se spostassero, aprissero delle finestre. C'è qualcosa. Tutti e due, Jack, ce l'hai? Ce l'ho. L'ho sentito in pieno, ragazzi. È arrivato. È qui con noi. Ma quanto? È qui. Ho dei brividi di freddo. Mamma mia, ed è tutto sfocato. Dai piedi non alla testa. Fuoco, no, dato via. Zero. Dato via, silenzio. Stiamo calmi. Porca miseria, è andato via la messa a fuoco. Torna. Se sei una suora puoi illuminare lo strumento che ho in mano, per favore? O il batticuore? Come mai? No. Il tuo K2, Debbie. Il tuo K2 con il tuo batticuore. No, Debbie, tu sei in contatto. Anche l'altro. Debbie, sei tu. I tre sì. Con te. Sono io. No, sì, guarda. È vicino a te, Debbie. Guarda, ok. Fai da tramite. Sì, aspetta. Ok, quindi sei una suora. Brivido. A vagare? Brivido fortissimo. Guarda che c'è solo più lei qui dentro. Ci sei solo più tu? Sta venendo un po' di paura. Stai cercando? Sposti mobili? Chiudi i cassetti? Stai cercando qualcosa? Di nascosto? Un libro? No. Ok. Stai, vedi, ragazzi, stiamo arrivando forse sì, una conclusione, sì, cioè stiamo arrivando a qualcosa. Allora, stai cercando un libro, lì sopra c'è scritto qualcosa di pericoloso. Per te? Contro di te? Sì, ok. Hai messo in dubbio qualcosa? Cosa vuol dire? Hai letto qualcosa di scomodo per l'ordine?
Hanno scritto qualcosa su di te? Di scomodo? Sta spostando. Pensa. Un libro che non doveva aprire. Magari un libro di segreti. Qualche segreto legato a questo posto. Oppure era un messaggio verso di lei che è stato trovato. Ma non ci sta rispondendo. Quindi vuol dire che sono sbagliate entrambe. Stiamo arrivando a una soluzione. Voglio sapere se un libro antico è un libro antico? Quello che stai cercando? È un libro moderno? È un giornale? Senti come passeggia. E sei agitata, io lo so. Hai paura che ti scoprano? O ti hanno scoperta? Ti hanno scoperta mentre cercava? L'hanno scoperta. Ok, l'hanno scoperta. L'hanno scoperta mentre cercava. Però voglio capire cosa c'è su quel libro. Per quello che la odiano. Cos'è stato? Non accendere la luce. E per quello che la odiano? Ok, scoperta perché era un libro che non dovevi aprire. Che voi non dovevate aprire. Era un libro di un vescovo? Era il libro dell'abate? È quello che stavo cercando di capire. È un libro di 200-300 anni più vecchio di te? È un libro sacro? Se non è un libro? È una lettera. Esatto. Questa cosa che tu hai guardato e non dovevi guardare, dov'era? Era nelle cucine? O ti hanno beccata a scrivere tu qualcosa? Cioè quel libro lì era tuo? Era il tuo diario segreto? O preghiere? Preghiere che non potevi dire? Aiutaci a capire. Siamo già riusciti a capire abbastanza, ma vogliamo chiudere questo cerchio. Magari ti può essere utile. Non hai finito il tuo cammino da suora? Raga, qui, in questo punto dove siamo noi, è successo qualcosa. Qui, in questo punto dove siamo noi, lei ci ha raccontato un pezzettino della sua storia. Lo so. Andiamo. Dove? Dove mangiavano? Là. Là mangiavano, sì. Magari là è un altro punto. Cama 2. Sì, ragazzi, è caduto un pezzo di muro, in questo istante, di fronte a me. Cosa è successo? È caduto un pezzettino di muro. Adesso? Questo istante, ho visto proprio le briciole cadere. Mi allontano 4-4. Dobbiamo andare a dove mangiare. Secondo me. Andiamo. Ci ha raccontato un pezzettino di sotto. Ti sei eliminato il capo 2. Magari là ci dice qualcosa in più. Quanto! Tantissimo. Tanto. Mi si è scaricata la. Si è riempita la scheda del registratore, quindi. Ah, ok. Non avremo più il registratore. Vuoi dirci ancora qualcosa? Sì. Ok, parlavamo di quella cosa che hai trovato. Ti hanno visto mentre trovavi qualcosa che non dovevi trovare. E qui, è avvenuto qui. Secondo me l'ha trovato e loro l'hanno punita perché lei non doveva guardare quella cosa. Non è andata così. Ce l'ha punita quindi? Perché se prima dalla cella ci ha fatto intuire che era odiata da tutti. Magari perché l'hanno punita per quello che ha fatto. Sicuramente. Hai voglia di parlare con noi se accendiamo un altro strumento? Ci puoi raccontare qualcosa in più?
paura a raccontarlo adesso? Perché hai paura che ti puniscano ancora? Questo ha fatto un voto del silenzio. È quello che continuo a dire io. Non parlo. Non è lo strumento adatto. Non parlo. Sì, non parlo. Non parlo. Questa... E allora non parla, ci accorgiamo. Ci ha fatto capire già qualcosa, ma non... non chiude. Non chiude. Come può chiuderla nel silenzio? Con un'immagine. Con un'immagine, con un movimento, con un gesto, con un'ombra. Un'ombra che esce, un'ombra che fugge, un... E perché quei ragazzi? Perché si è mostrata a quei ragazzi? Esatto, è quella la perché a loro? Perché sono finiti nella stanza giusta? Perché stavano guardando anche loro qualcosa? Stavano cercando qualcosa anche loro? Sono venuti qua con un intento? Non penso di vederla suora. No, però con che intento? Non erano dei vandali. Eh no, magari non erano dei costanti. Fare delle foto. Loro sono venuti qua di domenica. Ti puoi fare. Quanta gente viene? E Giacomo prima ha detto una cosa importante. Cavolo, vero. È solo la domenica. Di domenica escono dalle celle, di domenica parlano. Esatto. Non ha cancellato una cosa. Noi siamo venuti di lunedì. Sì. In questo momento quindi stanno tutte pregando. Sì, nelle loro stanze. Ma noi non abbiamo ancora sentito preghiare. No. Abbiamo solo sentito una persona agitata andare avanti e indietro nel chiostro. Sì. Esatto. Abbiamo sentito parlare dei maschi al Ghost Box. Anche e abbiamo sentito una voce sussurrare. Abbiamo sentito anche rumori, tanti rumori di mobili, di finestre, di... Sembra che sia vivo. E il K2 brilla. Nonostante il silenzio, sembra che questo convento sia ancora vivo. Però avviene nel silenzio. Avviene tutto nel silenzio. O magari l'hanno cacciata. Magari l'hanno cacciata da questo convento, lei voleva diventare una suora e quando è morta, tornata sua vita è tornata qua perché voleva fare la suora. Ma noi ci siamo informati se per caso potevi essere scomunicato, cacciato da un convento. Vabbè, certo. Sicura. Te ne potevi andare quando volevi. E anche quello. Come esatto. Seminario. Te ne potevi andare in qualunque momento volevi. Anche dopo gli 8 anni? Io ho letto... Vabbè, ma comunque suora può togliersi i voti di poco, comunque. Sì, sì. Sì. Suora, infatti che non lo sai se questa qui... è arrivata agli 8 anni. No, infatti mi chiedevo comunque in generale. No, ma questa suora potrebbe essere dell'epoca di costruzione di sto posto. No, questo posto è del 1370. Appunto. È vero, può essere del 1370. Non esisteva le monache. E da quando ci sono monache? Ci sono dal 1018. Madonna, 1318. No, le monache ci sono dal 1140. Ah, le monache da poco. No, ha ragione, ci sono dal 1145. Sì, ma qua dal 1903. No, qua dal 1903. Ok, potrebbe essere una del 1903, 1905, non quindi sì. Francese. Sì, giusto. Le monache che sono arrivate qua sono tutte francesi. È vero. Non abbiamo provato a parlare francese. E là non sono Erika. Perché no? Erika non è francese. No, guarda che non ti hanno detto che era francese. Infatti c'era. Ah, l'ordine nasce in Francia. No. Esatto. Dicono che tutte Derivano da quel monastero in Francia. Ah, ok. Ma una monaca poteva essere tedesca. Italiana. Ed è andata lì. Pizza. Aprila. Sei italiana? Tedesca? Sì. Ok. Ci hai pensato. Svelato un motivo per cui non parla. Mamma mia. Oh, porca miseria! Cosa c'è? Io ho letto un libro di preghiere tedesche. Dove? All'ingresso. È sulla chiesa. C'è un libro di tedesco. Guarda, sta brillando. L'ha detto prima, papà. Sussurrata. C'è un libro, l'ho detto prima. L'ho detto prima. Ma cosa c'è? Ho sentito qualcosa dietro di me. Ho letto lì. Cavolo, abbiamo capito. Ma dove il brividi, ragazzi? Anch'io. Cosa? I brividi. Per favore, andiamo subito. Andiamo subito. Andiamo.
tedesco. 1960. E guarda quanto brilla. Guarda il K2, guarda il K2, guarda ragazzi, il K2. Ragazzi, guardate. No, ragazzi. Guardate, guardate. Ho i brividi. Incredibile. Guardate, ha parlato di un libro. Ha parlato 1900? Di un libro. 1966, ragazzi. E lei? Di ce l'avevamo sotto il naso. Ce l'avevamo sotto il naso. 66. Non ci credo. C'è chi è qua. È qua. Non ci credo. Oh mio Dio, guarda una cosa. Guarda una cosa. Guarda. Controlla se c'è scritto qualcosa. Guarda, guarda. Questo è il dito. Questo è il dito leccato. Il dito. È il dito leccato. Ha ragione, perché? È il dito leccato. Sai perché? C'è un rumore. Sì, anch'io l'ho sentito. È il dito leccato. Ha ragione. Scusate, io non riesco a vederlo qua. Cosa? Lo provo il dito leccato. Io. Queste sono. Lo vedi, Jack? Sì, sì, lo il prendo. Il violaceo qua. Il violaceo, guarda. Vedi, guarda il dito. Questi sono segni di dita, leccati. Guarda. È vero. E sfogliati. Guardate se c'è scritto qualche appunto a mano. Bravo. Ok. Bruciato. Oh mio Dio, è bruciato. Kerosene. Kerosene, Paolo, abbiamo sentito l'odore. Abbiamo bruciato. Sentito l'odore prima. Wort en Wahrheit. Non so cosa vuol dire. Non so cosa vuol dire. Raga, facciamogli una foto. Vuol dire parole verità. Parole verità. Sì, ho cercato. Sì. Ok. Parole verità. Parole verità. Però qui c'è silenzio. E quindi cosa vuol dire? Che solo nelle parole c'è la verità. Non so. E che nel silenzio c'è la menzogna? Se mi ha voluto far capire che è tedesca, che è del 1966. Sì, secondo me. Guarda che non a caso tu subito hai detto, l'hai visto questa cosa qua in tedesco e non c'entrava ancora nulla. Ce l'avevamo adesso sotto abbiamo chiesto. E poi prima abbiamo pensato di quando sei? Pensavamo 1906, 1300. Qui c'è una data. È tedesca perché si illuminava. E in più c'è una data. 1966. Ci ha voluto rivelare chi era. Chi era? Sai che non lo fanno, la sua declausura non ha contatto con nessuno. No. Si è rivelata a noi. Ma io non l'avrei mai detto che questa era tedesca. No, dovevamo fare tutto questo giro. Perché altrimenti anche se guardavamo questa cosa, non ci saltava. Non capivamo cosa voleva dire. Certo. Doveva andare tutto esattamente come è andato. Sì. Se io dicevo tedesco prima che tu vedevi questo, non capivamo. No. È andato tutto come doveva andare. Si è rivelata. Si è rivelata. Ci ha portato nei posti dove ha vissuto. Ok, non sia una liberazione per lei questa cosa. Si è fatta da quei ragazzi perché era una domenica ed era il suo giorno. Però ovviamente questi si sono spaventati e sono andati via. Noi forse abbiamo realmente capito chi è. Beh, sicuramente noi abbiamo scoperto molte cose. E anche se non l'abbiamo vista, l'abbiamo seguita per tutto, l'abbiamo seguita per tutto questo monastero, in questo labirinto infinito. Io guarda, sta brillando, Jack. Hai capito? Sì. Ho ancora i brividi. Io ce li ho adesso ancora. No, ancora i brividi perché è veramente assurdo quello che è successo, ma è così lineare e logico che non può far altro che farti stare in silenzio. Ah sì, sì. Perché ho ottenuto delle risposte. Sì. Chiare, che non possono essere coincidenze. Quando mai noi abbiamo avuto a che fare con un'entità tedesca? Bisognerebbe sapere il tedesco e fargli delle domande in tedesco. Beh, o magari guarda, non era tedesco, magari sapeva l'italiano, ma magari era di origine tedesca, non so. Fateci sapere anche voi cosa ne pensate. E se vi è venuto in mente qualcosa. Noi per ora possiamo dire che siamo soddisfatti? Moltissimo, sì. Moltissimo. Ora sì. Possiamo dire che l'indagine è chiusa. Sì. Ma voi fateci sapere cosa ne pensate. Alla prossima indagine. E questo viene con noi per il museo.